Hello! Ammetto che appena ho letto questo commento ho subito pensato assolutamente voglio farci un video. In tutto questo sono a Berlino, sto per andare ad una cena, quindi realizzo un look sì da sera ma nemmeno troppo particolare, come sempre il mio telefono non collabora. Faccio ovviamente una bella skincare. Parto dicendo che non so se effettivamente lo sapete, ma io ho un fratello più grande, lui è del 96, io 2003, quindi ci passiamo 7 anni. Mi è difficile suddividere il discorso, diciamo, perché non saprei da dove iniziare, però so che in tanti non sanno che io ho un fratello, proprio perché in realtà non ne parlo spesso, o meglio, non ve lo mostro perché lui è l'opposto di me, non è social, non usa i social praticamente. Abbiamo un rapporto stupendo, però è completamente al di fuori di quello che io faccio, di quella che è la mia routine. Se io sono super social, lui proprio no. Lui è una persona super intelligente, super profonda, buona, carismatica. Lavora comunque nel mondo dell'informatica, però appunto non in un campo che riguarda i social. Si chiama Omar. I più veterani in realtà lo conoscono perché è grazie a lui in realtà che io ho iniziato il mio percorso sui social, perché anche se ora effettivamente non è una persona che li utilizza, in passato quando era più piccolo, durante l'era di YouTube, lui aveva un canale in cui faceva gaming e cose così. Io lui l'ho comunque sempre preso quando ero più piccolina come un grandissimo modello di ispirazione. Tutto quello che lui faceva per me era oro e volevo sempre replicarlo. Infatti, quando poi lo vedevo giocare al computer e tutto, volevo farlo anche io, volevo anch'io fare questi video. Quindi possiamo dire che è grazie a lui che ho iniziato. Lui infatti sapeva quanto io effettivamente amassi e il make-up o comunque parlare di quelle che erano le mie passioni. E quindi un giorno mi ha detto: ma perché come tante altre ragazze non lo fai e davanti a una telecamera? E quindi quando poi ho avuto effettivamente anche l'età per poter parlare ad una telecamera dicendo delle cose sensate, con l'approvazione dei miei genitori mi ha aiutato ad aprire il mio canale YouTube e questa cosa ha rafforzato un sacco il nostro rapporto perché mi aiutava anche a editare i video, quindi per me vedere che mio fratello credeva così tanto in un qualcosa di mio, ti viene da piangere. È stata una grandissima dimostrazione d'amore, infatti è sempre stato il mio fan numero uno, anche quando magari vivevo dei momenti un po' di sconforto dati dai commenti negativi e tutto, lui mi supportava tantissimo, ma banalmente un giorno io sono stata hackerata sul mio profilo Instagram un sacco di tempo fa e lui letteralmente mi ha recuperato il profilo mettendosi ad aiutarmi a cercare un modo per mettersi in contatto con Instagram e tutto, quindi è sempre stata per me. È sempre stato per me un pilastro fondamentale, tuttora ovviamente lo è, però insomma crescere sapendo di avere una figura che non è per forza il genitore, l'amico e tutto, che ti supporta, ti tutela, è stupendo. Quindi appunto abbiamo sempre avuto un rapporto forte, però secondo me si è consolidato e non si è mai inclinato nel tempo proprio perché avevamo anche hobby diversi, ma che comunque si completavano, perché se io amavo stare davanti alla videocamera, lui amava editare i video, capito? C'era sempre proprio quell'equilibrio che ci ha sempre resi molto molto complici. Magari non ci diciamo tutti i giorni che ci vogliamo bene, oppure non ci sentiamo quotidianamente, però ci siamo sempre in ogni momento e non appena uno ha un problema scappa subito dall'altro, manda tutto, non posso dirlo esplicitamente, però molla quello che sta facendo e corre dall'altra persona. E quello che ci diciamo io e lui è un tipo di discorso, un tipo di connessione mentale che io non trovo in nessuno. Infatti, quando ho bisogno di mio fratello, so che ho bisogno di lui e che non voglio sentire nessun altro, perché solamente lui può aiutarmi. Quindi è proprio una persona senza la quale non immagino la mia vita. Il naso così rosso comunque è dato anche dal raffreddore perché mi sono emozionata, in realtà non è solamente blush. Io penso che avere un fratello sia, o una sorella, comunque avere qualcun altro, quindi non essere figlio unico, sia difficile e complicato perché comunque è un rapporto
che non trovi in nessun altro, un rapporto che non scegli, però se costruito nel modo giusto, o in generale se magari non si ha un bel rapporto, coltivarlo e cercare di migliorarlo poi ti dà proprio un complice nella vita che non trovi da nessun'altra parte. Io mi sento anche molto fortunata di aver avuto subito questo rapporto così tanto forte, però ecco, se avete fratelli, sorelle, magari non ci andate particolarmente d'accordo, fate di tutto per fare in modo che le cose cambino, perché la vita ci regala questa altra persona ed è una grande fortuna. Tra l'altro so che c'è mia mamma che sta guardando questo video sicuramente con le lacrime agli occhi, però è sicuramente anche merito suo se noi siamo sempre stati così tanto uniti, perché ci ha sempre fatto vivere sì in contesti magari che ci obbligavano, tra virgolette, a stare insieme, tipo l'asilo, tipo andare dai nonni e tutto, però ci lasciava tanto anche i nostri spazi, di conseguenza non c'era mai nemmeno quella lite di troppo, quell'ossessione, non ci ha mai obbligati in realtà a stare insieme, stavamo insieme perché noi stavamo bene insieme, ma non perché la mamma vuole che sto con mio fratello, capito? C'era comunque una divisione molto importante, dava le attenzioni giuste sia a me sia a lui. Questa cosa ovviamente è molto importante da genitore, quanto effettivamente anche difficile. Continuo con gli occhi, ma facendo una cosa davvero molto molto semplice. Scurisco leggermente in questo modo e ora vado con l'eyeliner. Ma possiamo parlare di quanto sia fastidioso avere il raffreddore che finisci di truccarti, hai questa base stupenda, ti soffi il naso e automaticamente boom, ti togli tutto il prodotto. Ovviamente oggi che volevo fare un bel eyeliner mi è venuto malissimo. Vado con il Bad Girl Bang, che mi chiedete sempre, ma Elisa che mascara usi per avere queste ciglia? O il Bad Girl Bang o il Panorama di L'Oreal, mi piace molto anche quello di MAC, questi prevalentemente. La differenza, wow! Quindi fondamentalmente questo, io non me la sento magari di dire anche altre cose un po' più private perché non mi piace parlare troppo di una persona che effettivamente non è abituata a far sapere molto di sé sui social, penso che non sia corretto, però ecco, ci tengo a fare questo appello generale a rendervi conto di quanto possa essere bello avere un fratello, un complice, un tipo di rapporto proprio che ci viene, come dicevo prima, donato ed è bello mantenerlo vivo. È una persona che non scegli di avere nella tua vita, ma puoi scegliere di renderla davvero preziosa e fondamentale. Sulle labbra, dato che mi soffierò continuamente il naso, vado semplicemente con un po' di Black Honey per dargli un po' di vita. Questo è il make-up, vi mando un bacino, spero che vi sia piaciuta questa chiacchiera. E riassumo dicendo comunque che è un rapporto meraviglioso e mi piace fermarmi e pensare a quanto io sia fortunata ad avere una persona del genere nella mia vita. E beato chi se lo sposa, quindi se volete sapere comunque più info scrivetemi in direct. Baci!